Signore, da chi andremo? Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Continuiamo oggi la lettura del Vangelo secondo Giovanni e terminiamo il capitolo sesto che ci ha accompagnato tutta questa settimana. Leggiamo dal versetto 60 al 69. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Amen. Cari amici, oggi si conclude questo grande episodio del pane di vita. Una conclusione particolare, perché dopo il discorso che abbiamo ascoltato ieri di Gesù che ha detto: «Chi mangia me vivrà per me, e se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il suo sangue non avremo la vita eterna», di fronte a queste parole forti, ma anche molto incomprensibili per chi non vive spiritualmente nella fede, ecco che molti dei discepoli di Gesù, dice l'evangelista Giovanni, mormorano, si irrigidiscono dicendo: «Signore, questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Si sono quasi scandalizzati delle parole di Gesù. È uno scandalo non solo di ciò che ha detto, ma di ciò che poi avverrà. Ecco che cosa ci vuole trasmettere l'evangelista Giovanni. Perché seguire Cristo non significa solo seguire il Signore, Gesù, ma significa seguire colui che è stato crocifisso, che si è offerto per noi e che sulla croce, con il suo corpo, con la sua carne, ci ha donato totalmente ciò che lui aveva. Ed è uno scandalo per il mondo. La croce, seguire Cristo, è uno scandalo. Ma Gesù dice che chi segue me ha la vita eterna. Infatti, la carne non giova a nulla, è lo Spirito che dà la vita. Allora, sempre di fronte al messaggio del Vangelo, anche oggi nel 2022, abbiamo da prendere una decisione. Dobbiamo intervenire col nostro cuore, con la nostra mente, nella nostra vita, dicendo: «Gesù, io ti accolgo, io ti voglio, io scelgo te». La fede non è qualcosa che solo mi è stato donato o ereditato dai genitori, dalla famiglia, da una cultura, ma la fede è soprattutto un incontro dove Gesù, che mi ha donato il suo corpo, la sua carne, il suo sangue per la vita eterna, viene accolto da me, che lo seguo. Però devo
intervenire con tutto me stesso, con tutta la mia vita, nel mio quotidiano. Sempre dico, non è una vita schizofrenica quella della fede. Ritagliare pochi minuti al giorno per le preghierine e poi vivere facendo ruotare tutto attorno a noi stessi. No, non è questa la fede. La fede è ritagliare poco per noi e tutta la nostra vita farla ruotare attorno a Gesù Cristo, perché è lo Spirito che dà la vita. E le parole che Gesù ci ha detto sono spirito e vita. Ecco che a queste parole molti dei discepoli se ne sono andati, hanno lasciato Gesù. Hanno preso una decisione importante, cari amici. Anche oggi prendiamo una decisione. O seguiamo Gesù e Lui ci dona la vita eterna, e nelle tribolazioni, che sempre ci saranno, per chi crede e per chi non crede, Lui sarà la nostra forza, la nostra ancora di salvezza, oppure decidiamo di ruotare solo attorno a noi stessi, ma sappiamo che poi crolliamo. Ecco che Simon Pietro dice: Maestro, noi non ce ne vogliamo andare. Da chi andremo? Solo Tu hai parole di vita eterna. Ecco la professione che il Vangelo ci spinge a fare oggi, riconoscere che solo Gesù ha le parole della vita eterna. Solo Gesù mi indica il cammino da seguire. Solo Gesù è la mia via. Solo Gesù è il mio Salvatore. Allora oggi andiamo da Gesù, perché se non da Lui, da chi potremo mai andare? Amen. E allora preghiamo insieme dicendogli: grazie, oh Signore Gesù, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo in cui Tu manifesti la Tua presenza viva in mezzo a noi. Grazie per le parole del Vangelo, grazie per come anche oggi le Tue parole sono la mia consolazione. Ti benedico perché Tu Ti sei donato totalmente, finché io ricevessi la Tua benedizione e la vita eterna. Ti chiedo oggi di consolare il mio cuore, consolare la mia vita e farmi sperimentare il dono del Tuo Spirito Santo, che mi fa andare avanti, mi incoraggia, mi apre gli occhi di fronte al futuro e al progetto di salvezza meraviglioso che Tu hai per me e per la mia famiglia. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, cari amici, lo slogan di oggi: Signore, da chi andremo? E rispondiamo noi stessi: da Te, Gesù, vogliamo andare oggi. A Te vogliamo andare incontro con tutto il nostro cuore e con le nostre famiglie, perché Tu hai parole di vita eterna. E oggi saremo come comunità e alcuni parrocchiani e simpatizzanti della Coinonia Giovanni Battista nell'Oasi Madre, Camp Armò. Andremo in pellegrinaggio per visitare i luoghi dove la nostra comunità è nata, in Veneto, nella provincia di Vicenza, a Valli del Pasubio. Luogo benedetto, luogo da cui è nata la nostra esperienza meravigliosa di Dio nella Chiesa. Che il Signore possa davvero benedire anche il nostro viaggio. E proprio da lì, domani, a Camp Armò, vorrei condividervi il Vangelo della Domenica. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao. Yeshua, Yeshua, il mio Salvatore, Yeshua, Yeshua. Sanati e liberati da ogni peso e da ogni male. Tu sei la via, sei la mia libertà.
sopra un